Ha giurato questo pomeriggio all'interno dell'aula consiliare biancavillese il neoassessore Vincenzo Mignemi del gruppo Democratici per Biancavilla, a cui aderisce anche la consigliera Veronica Rapisarda, passata a sostenere la coalizione governativa. Prende il posto della dimissionaria Grazia Ventura, ex compagna del gruppo Città Attiva. La maggioranza avrebbe trovato la quadra con Vincenzo Cantarella alla presidenza e un prossimo turnover che vedrebbe protagonista Vincenzo Chisari nella giunta presieduta dal sindaco Giuseppe Glorioso. Con che animo ha ricevuto questo incarico? Molto felice, cioè un animo con tanta voglia di fare e niente, sono anche emozionato perché è una mia esperienza nuova e che spero di non deludere nessuno. Quali le priorità? Le priorità di stare vicino alla gente. Cose che ho fatto sempre nella mia vita è capire quali sono i problemi veri delle persone, cioè le cose veramente serie, le cose primarie. Sindaco, c'è stata l'impressione che la maggioranza in questi giorni abbia un po' litigato per le poltrone, la quadra è stata trovata? Allora sì, aspettiamo a poche ore anche l'elezione del Presidente del Consiglio, dopodiché la quadra si vedrà se si è chiusa. Ma una maggioranza ampia come la nostra, che lavora per includere, è chiaro che quando, voglio dire, i posti poi in politica oggi sono ristretti molti, c'è una dialettica, ma la dialettica si chiude, si apre e si chiude subito, perché l'importante è che la macchina amministrativa cammina, la capacità è quella di non fare danno all'azione amministrativa, la capacità è quella di includere tutti e di avere un grande progetto per il futuro. La maggioranza è cambiata? No, la maggioranza è cresciuta, siamo partiti con 12, ad oggi alle 6 in punto dovremmo essere 14, non c'è stata dunque una maggioranza cambiata, ma una maggioranza che cresce perché siamo nella fase del giro di boa e il giro di boa si costruiscono le elezioni per il futuro.